mi sono messo a litigare, il tizio della banca mi ha preso la giacca e mi ha chiuso la pistola e sono tutti impazziti! Non è una rapina! Non li voglio i soldi! Qua c'è qualcosa come 20 milioni. 20? Io non volevo. Scusate! Ho un piano. Vai, vai, parla bene, parla bene. In questo film i vostri personaggi dicono abbiamo fallito nella vita, addirittura il tuo personaggio dice ho 23 anni e non mi si fila più nessuno, in un paese dove si è giovani fino a 40 anni, cioè, questa è un'affermazione grossa, 23 anni uno è da buttare, o no? Cioè vi siete sentiti? Sì, 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 sicuramente sì, ma nel senso Soledad poi appunto come raccontavamo prima viene da un certo tipo di contesto, cioè da un certo tipo di formazione, essere una bambina prodigio. Voglio dire, quanti bambini prodigio noi conosciamo nella storia del cinema che a un certo punto sono falliti e sono finiti nella droga, nell'anoressia, nella tossicodipendenza. Cioè Soledad è ancora una che comunque è rimasta integra moralmente, voglio dire, non è una che si è abbandonata, però chiaramente rendersi conto di aver vissuto il proprio momento di gloria e di averlo perso in un attimo è una realizzazione forte, ma poi il bello che Soledad in quel momento lo dice, ma poi lei non è una fallita veramente, no? Noi prima, cioè la cosa bella di questi personaggi che sono molto ingenui, sono molto puri, sono molto bambini e sono anche sognatori, quindi in un qualche modo loro la ricreano questa scalata al successo in un modo strano, in un modo anzi un po' anticonvenzionale, ma poi è molto dolce vedere come loro in un qualche modo lo cercano questo riscatto, non sono mai abbandonati. Lei chiaramente sì, è fallita nel senso perché socialmente è fallita, ma moralmente no, quindi in realtà è un fallimento solo così esteriore, non so come dire. Però è una cosa, cioè, secondo me questa cosa è molto vera, cioè adesso i ragazzi si sentono falliti presto, succede spesso per vari motivi, non so bene quali perché non capisco, però ci sono tanti ragazzi che a 20 anni, 22, così si sentono falliti, è molto molto triste, però è la verità. Cioè, questa cosa qua è vera. Forse perché vedono il resto del mondo, cioè adesso tramite i social vedi come vive il resto del mondo, quindi magari è più facile paragonarti a un tuo coetaneo di 20 anni e pensare guarda quello dove sta, guarda dove sto io, perché io sto qua e lui sta là, perché appunto come dicevo prima tendiamo molto ad identificarci con quello che facciamo per essere felici, essere fieri di noi stessi, affermarci come persone di successo, quindi probabilmente per quello, perché siamo molto sovraesposti a questo vivere così alto, e che quindi una persona che non ha quella roba là è automaticamente portata a pensare di non avere niente, che è una cosa molto molto triste effettivamente. Tutto nasce da una litigata in fila in banca, questo lo possiamo dire, che è una situazione che quotidianamente succede, magari in fila alle poste, no? Un classico. Voglio sapere, vi è mai successo veramente che facendo una fila si è creato un caso? Qual è la vostra litigata in fila più assurda? Cosa è successo? Io litigate in fila ne ho fatte tantissime, ma sai soprattutto dove? In India. Non so se ci sei mai stata. Sì. Vabbè, è una roba... Vabbè, non sono mai finite in cose così rocambolesche, però mi è capitato spesso, sì, ma roba... E poi la gente fa finta di non essersene accorta, no, mi è successo tante volte, non è mai nato un caso, però è successo spesso. Ma no, al massimo al supermercato la vecchia solita che ti supera così un po' losca con il carrello e tu dici vabbè c'hai 80 anni, vai, cosa ti devo dire? Aspetterò di diventare vecchia come te per avere il potere sul mondo, però cioè, non, io in generale non amo litigare con le altre persone, quindi io al massimo veramente subisco, ma proprio non mi piace litigare in fila, poi soprattutto no. Amo tutto quello che fai, amo il rumore dei tuoi gesti, rumore.